Benvenuti alla nuova puntata di The Flow. Iniziamo subito ridendo, causa la gente che è qui con me in diretta e non si vede. Benvenuti alla nuova puntata di The Flow, un saluto da Marco Mix. Allora, questa settimana abbiamo parlato di contaminazioni, nel senso l'hip hop, le collaborazioni dei rapper con altri artisti provenienti da altri generi. Ieri con Vacca abbiamo parlato di reggae, insieme ad Alborosi via Skype, e oggi continuiamo così. Allora ragazzi, io prima di tutto però chiamerei la call di oggi, ovvero la domanda di oggi, se Crismire ce la manda direttamente. Immaginatevi il vostro rapper preferito che collabora con un altro artista di un altro genere. Qual è la collaborazione che sognate? Hashtag collabo, TheFlow_DJTV TV su Twitter. Questo qua diciamo che è un po' il mio spazio preferito, perché qua veramente fase cazzeggio, anch'io ne sparo di mille. Ragazzi, veramente le cose più impossibili. Qual è l'artista non rap che secondo voi deve collaborare assolutamente col vostro artista rapper preferito? Ma dite anche cose che fa ridere, che ne so, Waka Flocka featuring Elton John, Prodigy dei Mobb Deep featuring Michael Bublé, queste cose qui, ragazzi, che noi ci facciamo un bel po' di risate e le leggiamo tutti assieme. Comunque dicevo, contaminazione. La prima, la più famosa nell'ambito rap, è quella dei Run DMC, che hanno rifatto Walk This Way degli Aerosmith, è stato un pezzo clamoroso, storico. Però ragazzi, da lì i due generi, il rap e il rock, si sono sempre corteggiati in un certo senso e hanno sempre buttato fuori, questa unione ha sempre buttato fuori numerose hit. Una di queste, che io mi cantavo di brutto quando ero piccolino, è proprio Number Core di Jay-Z con i Linkin Park. Vai. Collabo storica, clamorosa, tra l'altro ragazzi, questo weekend Jay-Z suona in Svizzera, organizziamo il pulmino The Flow, mettete 5 euro a testa per la benza, non guido io e andiamo tutti quanti a sentire Jay-Z. Ma ritorniamo a parlare di collaborazioni. La più famosa, quella che ha aperto la strada, diciamo, a questo connubio tra rock e rap, è stata proprio quella Walk This Way dei Run DMC, insieme a che hanno rifatto il pezzo appunto degli Aerosmith. Però coloro che diciamo hanno sdoganato il genere, l'hanno portato proprio all'apice quando sono usciti con loro il disco License to Heal, mi confondo sempre con chi, mica sto facendo una marea di caponate oggi, comunque sono stati Beastie Boys, che prima di fare rap facevano punk, e quindi conoscendo molto il genere, conoscevano i movimenti, i modi di fare del rock, e sono riusciti a portare questo genere al top. Sono venute poi altre collaborazioni, una di queste l'abbiamo appena sentita, è Number Core, però ci vediamo subito un video con le collaborazioni tra rap e rock più famose, vediamo. Sì, siamo entrati prima del previsto, non mi fate questi scherzi. Comunque abbiamo visto un po' di collaborazioni famose tra rap e rock, però
Diciamo che in questo momento il rap si sta contaminando soprattutto con l'elettronica, anche in Italia. Basti pensare al nuovo disco di Kanye West, Jesus, che praticamente quasi tutti i beat, le basi, sono state prodotte da artisti provenienti dal genere dell'elettronica. Anche in Italia accade, come ad esempio Stabber, che è questo produttore della Lucky Bird, ovvero l'etichetta di Fra Crookers, che tra l'altro è stato anche nostro ospite via Skype, come abbiamo già detto in questi giorni, che ha prodotto diversi pezzi, si sta facendo notare molto, ha prodotto brani di artisti del calibro di Salmo, di Nitro, e a proposito di Nitro ha prodotto anche Danger. Vai, ce la sento. Yes, grandissimo Nitro e grandissimo Stabber per questa base che l'ha praticamente ribaltata. Però diciamo che musica elettronica e musica rap si stanno avvicinando molto ultimamente, ma non solo, ragazzi. Oggi i rapper rappano sull'elettronica, sulla trap, sull'house, su tutti i generi, sottogeneri, techno, tutti. Magari capiterà che veramente se andate alla festa del paese vedete i rapper che rappano pure sul liscio, cioè fra un po' capiterà anche questo. Però ad aprire la strada sono stati coloro che all'epoca si chiamavano i Crookers, con il remix di Day and Night di Kid Cudi, che ha scalato praticamente tutte le classifiche. Da lì tutti i rapper in Italia e in altri paesi hanno iniziato a rappare sull'elettronica. L'elettronica non è però solo cassa dritta, ci sono moltissimi generi e sottogeneri. Noi adesso vi facciamo vedere un video con le collaborazioni di appunto elettronica e rap più cool del momento. Andiamo. Ghetto, getta. Giro con i fra dopo quattro peroni, schivo per miracolo quattro pedoni. Non so mica te che cerchi, io una tipa con le tette perchi, e non faccio mica rap per vecchi, poppo questa bomba e voglio te che twerky. Jimmy Dines, rap lunar, bazooka, sambuca, fumo verde, lattuga. Se non le metti a tempo nessuno qua t'aiuta, non te ne faccio passare una pagliuca. Già ti sento, mentre mi dici che non posso repare su queste basi senza argomento, ma io mi accontento, ti apro dentro, il tuo flow è un film, via col vento. Ghetto. Allora, ok, avete visto un po' di collaborazioni più cool del momento tra il rap e l'elettronica. Però io richiamerei la call di oggi, la domanda di oggi, se Chris è così gentile da farcela rileggere. Chris, ci sei? Ok, immaginatevi il vostro rapper preferito che collabora con un altro artista di un altro genere. Qual è la collaborazione che sognate? Hashtag collabo. Allora ragazzi, ci avete risposto in tantissimi, molti, diciamo, molto creativi, con un bel po' di fantasia, molti fanno anche ridere. Andrea Trono dice: oggi compiono gli anni entrambi, quindi perché non sognare? Eminem e Fibra potrebbero fare un pezzo su come sono arrivati a imporsi come punti di riferimento della scena nei loro rispettivi paesi e delle loro affinità. Ad esempio entrambi hanno un alter ego, Slim Shady e Mr. Simpatia. Effettivamente questo è ben calibrato, ragionato, perché erano molto simili soprattutto all'inizio. Mr. Simpatia è l'alter ego di Fabri Fibra e Slim Shady quello di Eminem, ogni tanto lo tirano fuori, Fibra adesso non più, però ogni tanto lo tiravano fuori entrambi. Poi c'è Giuliano Lovini che dice: la più bella è diventata realtà, Clementino feat Jovanotti. Ed effettivamente questa poteva apparire inizialmente come un sogno, una cosa irrealizzabile, però Clementino è riuscito a realizzarla. Leo Beghelli che dice: Rage Against the Machine feat Chaos. Beh,
Rage Against, che ragazzi sono real crossover, insomma un po' rap, un po' rock, un po' punk, sono sempre stati un gruppo super crossover, e Caos è bello cattivo, ce li vedrei bene anch'io, perché no? Andrea Mariotto che dice Bassi Maestro e Tre Allegri Ragazzi Morti. Questa sarebbe interessante come collaborazione, no? Ci sarebbe. Poi Bassi, insomma, Street Knowledge, come mi suggeriscono, effettivamente ci sta. Poi c'è Riccardo QRQ, che dice Salmo e Kill the Noise. Oppure Jamie Tights e Bassa Rhymes. Vabbè, Jam e Bassa Rhymes per il fatto dell'extra beat. Che rappano tutti i due velocemente, io non lo so fare. Jam lo sa fare molto bene. Poi c'è Mattia Giudetti che dice Achille Lauro feat. Rick Ross. Questa spaccherebbe. E la Carrà con Snoop. Questa raga è il top. Christian Giordano. Lo Snoop Diogine sarebbe capace. Ed effettivamente è vero, perché Snoop è uno di quei pochi che può fare qualsiasi cosa al giorno d'oggi. Snoop, sono dalla tua parte, ricordatelo. Noi andiamo col video di Roccia Music e ci vediamo subito dopo. Genesis, yo. Sì, arrivo e spacco di... Genesi! Abbiamo visto il nuovo singolo estratto dalla nuova compila della nuova etichetta di Marrakesh, ovvero Roccia Music, e sarà un weekend bello intenso perché potrete scaricare il Quello che vi consiglio volume 4 di Jamie Tights, che è uscito col suo nuovo intro, il nuovo disco appunto di Roccia Music, come vi abbiamo appena detto. Dentro ci sono diversi rapper, c'è Luché, Corrado, Achille Lauro, c'è Fred De Palma, c'è Attila. Li ho detti tutti? Basta, ok, vabbè, Marra naturalmente, poi c'è anche Sciabro, c'è anche Del dietro le quinte e non solo. Domani ragazzi ci becchiamo assieme al nostro fratellone Cocky from Rap Burger, che ci porterà un po' di news e le commenteremo tutti assieme. Voi continuate a scriverci, numerosi, oggi avete spaccato, quella di Snoop mi è piaciuta. Ci vediamo domani con una nuova puntata di The Flow, un saluto da Marco Mix.